Ehi là, buon pomeriggio a tutti, ed eccoci qua. Una nuova puntata di Gimplotti. Questo è il famigerato episodio numero 7. Boh, di quale teoria del complotto parleremo oggi? La produzione ci ha donato tre penne. Stavolta. Tre pezzi di carta, proprio contati, nel caso se si sbaglia, No, non si può pazienza. sbagliare, cioè uno deve essere preciso su cosa scrivere. Io so cosa scrivere, no, non lo so cosa scrivere. Ma io non lo so, io non ne ho idea, cioè. Io ho una mezza idea, però fatemi pensare. Io già ho scritto. Ne avevo detta una. Ah, ne posso mettere una vecchissima che non sento da tanti anni, Ma che poi. però non so se neanche troveremo dei video. Io ci provo. Guarda, ho fatto tante volte io su. Cioè, ne abbiamo fatte così tante, sono uscite così tante, che io tipo ho il cervello un attimino in stallo. Cioè, ce ne sono, Carlos, ce ne Io sono. ho scritto. Cosa. Vabbè, vado su una cosa classica. Un evergreen, eh? Più o meno sì. Io ho Ha messo le messo. ciglia. Ehi! No, New Age, Ah, New voglio dire. Age, cosa sarà? Il 5G? Ok, invece di scriverlo ho fatto un disegnino. Vabbè, Bellissimo. ma. Questa volta lo voglio scegliere io il numero. Voglio. Mischia tu. Mischio io. Sì, Sono il sbaglio. mazziere. Sì. Fate la vostra giocata! Numero dato vincere, numero vedete! Dovremmo fare un video mentre noi giochiamo a carte e quando per esempio noi sbarriamo contro di te. Secondo me, anche Esatto. se le persone magari non capiscono bene a che gioco stiamo giocando, che tra l'altro è una delle cose che ti dico sempre mentre giochiamo a carte, però secondo me gli sbarellamenti miei si vedranno. Anche i Probabilmente. miei quando sono disperate che lui vince sempre e io perdo Oppure sempre. quando ti dico per favore togli e metti di 100 punti in più così ci Vabbè, vinco. metteremo un piccolo video mentre giochiamo. Cioè, un esperimento sociale. Mettiamo Io per 3 magari la secondi mentre volta buona che lui sbarellano. perde. Ah. Beh, durante la quarantena abbiamo fatto di partite quando avrà perso lui 3 su Quindi è 3 il 5. tuo numero? No, 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 3 no. su Vabbè, no, 5.000. dico 3, dai, dico 3. Da sinistra a destra o da destra a No, quello sinistra? lo scelgo io. Per me è sempre da sinistra verso destra. Ok, da destra verso sinistra. Da Da sinistra verso sinistra destra. verso destra. E E ora? ora? Ora sono dritto, sono Guardami, no, non le aggiungato. guardare, guarda gli occhi, dal lato verso il basso o dal basso verso l'alto? Così tu non sai quale potrebbe essere il Alto tuo. verso il basso. Alto verso il La terza, quindi basso. è questa qua. Che non è la mia, già, Voglio perché come vedere se è l'ho mia, più. voglio vedere se è la mia. È la tua. It's mine! Posso. Aspetta. Poi avvicina la telecamera il mio bellissimo disegno appurato. Vediamo che disegnino, Ma che. Ah, non ho capito perché l'ho messo al Ok, contrario! avevo visto anch'io. Penso che questo dovrebbe simboleggiare i grigi. Esatto! Vediamo le altre, così magari, ovviamente io provo a riproporla, la mia, questa non credo che sia la Ah, questa mia. è la tua. Tu hai messo 5G, No, sì, esatto. l'avevo Ah, avevo fatto il pensato. contrario, Sì. ok. E questo. La Ah. mia è la teoria del complotto sui terremoti. Ah, il fatto che Era siano controllo, voglio controllare. sì. Reati. Però, non importa. Oggi Secondo me parleremo usano i dei Pokémon. grigi. Benissimo, allora, come facciamo sempre, le complotto, diciamo le parole le scrivi tu perché è una bella grafia. Tipo arabo. Allora, parliamo di grigi. Quindi sicuramente ci saranno gli avvistamenti. Avvistamenti, sì. Intelligenza. Intelligenza. Io ne propongo una che voi dite che non c'entra, però dobbiamo fare, se me l'accettate, la dobbiamo un pochettino allargare perché molti usano sinonimi simili. Cioè? Mischiarsi. Tipo perché gli alieni tipo sono tra di noi, si Sì, mischiano tra di ma è noi. troppo cliché. Vabbè, Che proviamo. vuoi? È Non ho one capito. shot sicuro. Ma perché, scusi, ma qual è lo scopo? Questo video durerà 3 minuti. Rapimenti o Rapimenti. rapimento? Sì. Area 51 la facciamo che vada anche per. Come si chiama? Roswell. Facciamo Area 51 e Roswell, tutta una parola. Poi. America o americani? Forse più americani. Non lo America. Vabbè, gli americani c'entrano sempre. Allora, so. Anche se. secondo me, se metti americani non esce, secondo me Casa tu. Bianca. No, neanche. No. Esatto, no. O CIA ed O CIA FBI FBI. insieme. CIA ed FBI. Possiamo comprendere anche X-File. CIA ed FBI? X-File. No, facciamo un'altra parola, così, per come escono. X-File. O X-Files. Vabbè, il X-Files. plurale è una forma, come diciamo No, no, mi sempre, ricordo inflessa. il titolo della serie, era X-Files. Certo che sono tanti, Bello, ma un sì. X-File è uno, no? Certo, beh, comunque Sì, li perché poi usano. loro la usano realmente come parola spesso. Mi tocca!
tocca, sempre che mi tocca, sempre che mi tocca. Sonda anale. Per me va bene fino a sonda. Io lo sapevo. Da, sonda anale è troppo specifica per la prima puntata. Che tra l'altro la prima puntata, non so se voi lo sapete, la prima puntata di South Park. Come si chiama? Sonda anale. Cartman si becca una sonda anale. Ma è la prima puntata? Cartman si becca la... Scommettiamo che è la prima puntata? Non me la ricordo. Scommettiamo. Me la ricordo la puntata. Scommettiamo che è la prima puntata. C'è. Vai. C'è. One shot. Ha ragione lui, mi bevo uno shotino extra. Certo. Se lui sbaglia, deve bere. Leggi ad alta voce. Cartman si becca una sonda anale. Che aveva ragione. Okay. Alla fine lui già 1+1. Bubu. Bubu. No, questo no. Poi lo capirete al 13° episodio questa cosa. Si parlava di yogi e bubu. Certo. Wow. Ufo. E beh. Ufo. Che fa? Però se loro dicono avvistamenti UFO, vale solo avvistamenti. Vai. In quel caso sono UFO. No, sono avvistamenti, okay, perché viene prima. Parola, sì. Adesso lei, che assembla la grafia più bella, scriverà tutte le parole qua e torniamo tra pochissimo. Molto bene. Allora, abbiamo scritto le parole sui cicchetti. Abbiamo trovato un video sui sciottini. Grazie. Abbiamo trovato un video di 26 minuti intitolato UFO e alieni, virgola, le razze aliene, 2 punti, i grigi, virgola, chi sono, virgola, da dove vengono, virgola, cosa vogliono, di un certo, virgola, non lo so, di un certo Crazy Granny, un nonnino pazzo. Crazy Granny. E dato che stiamo parlando di alieni, sì, anche se sono i grigi, io ho preso la mia bellissima collana con l'alieno. Che ho fatto io comunque, da sottolineare, è uno dei miei pochi capolavori. Allora, vorrei dire... Non ricordi chi è l'alienino? Da quale famosissimo un film? Io lo so chi è. Ma lo devo dire prima. Ah, no, ci ho pensato. Davvero? Ci ho pensato. Qual è? Dovrebbe essere un film che comunque io non ho mai visto. È Mars Attack. Sì. Poiché il video è lungo, abbiamo deciso di creare una nuova regola. Se, diciamo, non vengono dette parole chiave per un tempo di 10 minuti, noi stoppiamo il video e ne cerchiamo un altro. Facciamo partire. Ragazzi, facciamo partire e... Ci siamo? Sì, vai. Ciao! È da un lato e dall'altro, no? Sei contento? Non c'è l'audio. Non lo so. No, c'è. E qua ci bloccano il video. Ah, faccio io se vuoi. Abbiamo X-Files, vero? Sì, però. No. Non pensavo come si la vale X-Files. È vero, infatti, va bene. Forse l'ho messo troppo alto. I grigi sono la razza aliena per eccellenza. La razza più coinvolta in assoluto negli avvistamenti. E nei casi di... Oh. Vai, iniziamo benissimo. Gira di chiaro. Esistono diverse varianti, sì, di questa specie aliena, accomunate dalla volontà di sfruttare la terra e gli umani. Non è possibile usare in partita terra umana. Ma dove l'ha preso? Non lo so, forse aveva in casa, è stato il suo marito. Che bello! Più o meno come l'ho fatto io. Insomma. Ma basta! Abbiamo capito! Da dove provengono? Le teorie sono diverse. Ah. C'è chi dice che vengono tutti da Zeta Reticuli, chi invece diversifica la loro provenienza a seconda della tipologia a cui appartengono. Ma addirittura! Aspetta, quindi... Quindi fra 5 minuti ce lo spiega. Ma è vicino o lontano? Ci stiamo arrivando, non lo vedi? Stiamo nello spazio. Piano, provengono dal sistema stellare di Zeta Reticuli, distante 39,2 anni luce dalla Terra. È un sistema binario composto da 2 stelle gialle, grandi circa come il nostro Sole, per dimensioni e massa.
vita. Asessuati si riproducono solo tramite clonazione. Ma come sai? E suo marito? Perché la te la gira così? Poi la te ne è pianta. I più piccoli. Spesso sono raffigurati con delle tute spaziali. Ma cosa volevi? Il costume da bagno? Le prime due tipologie di grigi hanno un aspetto che sembra delicato e tranquillo, ma in molte occasioni nei confronti dei rapiti forme mediche crudeli, rapiti, ha detto dimostrando rapiti, una totale non curanza per le loro cause. Ma come no? Certo che c'è. Il 16 novembre 1974. Tu parla! Ma non lo sapevi? Ma lei l'ha captato e l'ha reclamato. È partito il primo messaggio radio inviato dall'umanità. Poi non so se esattamente era, ma credo che sia. Ho capito Rafiki. Dopo soli 27 anni, il messaggio sembra aver ricevuto una risposta. Sta guardando la risposta. Di grano, vicino sto... secondo me non è no, guarda, non c'è bisogno, noi crediamo ad altre cose, grazie, arrivederci. Numeri atomici degli elementi, ma che cazzo. Ah, i numerosi degli elementi, sì, è normale. Ipotizzando che il crop circle sia realmente la risposta di extraterrestri, una delle informazioni che fa pensare possano essere proprio grigi è la presenza del silicio al posto del carbonio. Vabbè, lei che parla, il colore pallido della pelle dei grigi, tendente al grigio cenere, dovrebbe essere causata dal silicio, tutti che vanno dal grigio marrone all'abbronzato. Ho detto al presidente che Obama ha tutto per poter andare d'accordo con lui, perché è giovane, è bello e anche abbronzato. Testimoni di colore. Al massimo Gallo Conte. Per altri totalmente neri. Basta 10 minuti. Basta. Come abbiamo promesso, si cambia video. Lui mi piace. Vediamoci un altro video di questo. C'è uno di 7 minuti. Come vengono gli alieni? Questo qua di 7 minuti. Sicuramente è di la UFO. Perché come vengono? Con la DeLorean, no? We've reinvented the doorbell. See you come watch your video. Ciao a tutti. Come fanno gli alieni ad arrivare fino qua? La moto zappa. Più forti obiezioni agli avvistamenti degli UFO. È proprio quella della distanza. Molte persone dicono sì, sicuramente in questo universo così vasto non avrebbe senso che ci fosse soltanto un piccolo pianeta periferico. Tenete presente che la stella più vicina, Alpha Centauri, è la stella più vicina al nostro pianeta, è distante 4 anni luce, vuol dire che la luce impiegherebbe 4 anni, però noi Einstein ci ha detto che la luce è una velocità che non può essere superata. No. Come fanno ad arrivare fino qua? Con il motore di gruppo. Beh, intanto tenere presente due o tre considerazioni da fare. La prima è che queste distanze sono collegate al tempo, quindi i parametri temporali di vita di noi esseri umani. Noi esseri umani abbiamo una vita davvero di merda con te agli 80, non gli 80 anni, ma supponiamo anche 100, e quindi ragioniamo su tutti i parametri. Quindi viaggi anche che per noi potrebbero essere lunghissimi, come so, 100 anni, per un essere che ne vive 30 o 40 mila, 100 anni sono veramente, veramente pochi. Ma cosa fai in 100 anni? C'è anche se vivo 40.000 anni, non mi sempre con noi abbiamo una concezione lineare dello spazio-tempo, cioè la struttura dello spazio-tempo la percepiamo come i nostri sensi ce la fanno percepire. In realtà anche lo spazio-tempo ha una struttura e questa struttura può deformarsi. Intanto si deforma in funzione della gravità, la forza di gravità deforma lo spazio-tempo. Poi ci potrebbero essere dei sistemi comunque che eventuali civiltà potrebbero aver trovato per generare delle curvature nello spazio-tempo e quindi diminuire le distanze. È ovvio che se io prendo
un foglio e lo curvo in qualche modo, e questo foglio lo curvo in qualche modo, vado a la vostra cosa, ma quella era piegare, non l'ho capito. Questo è io la so, ma non ho capito un altro dato di fatto. Quindi anche lui quando parla dei video, ma questo ce lo diceva anche la fisica di Star Trek, no? In Star Trek si parlava delle curvature dello spazio-tempo, quindi la velocità, la gravità, e probabilmente la conoscenza veramente della forza di gravità è quella che permetterà di generare delle curvature nello spazio-tempo, e quindi distanze che con uno spazio-tempo lineare possono sembrare enormi, con uno spazio-tempo curvo possono veramente diventare molto molto più ridotte. Ce ne sono, senza arrivare al caso Roswell, sono tantissimi. Sicuramente diciamo vissuto poi positivamente, e tra l'altro i test su Mercatici ci raccontano del fatto che noi esseri umani in realtà siamo stati ibridati, quindi abbiamo un po' di patrimonio genetico alieno per qualche motivo, insomma, che è questa specie. E quindi ecco, queste sono le considerazioni in generale. Che recentemente appunto è stato fatto anche questo avvistamento di UFO a Torino, nei cieli di Torino. Ma quando? Che è stato inseguito da due cacce e poi si è, pare sia svanito. Qui ci sono delle testimonianze, ho letto. E anche due interrogazioni parlamentari. Vedremo se ci saranno delle evoluzioni. Sì, ma adesso per questo video è tutto. Vi do appuntamento al prossimo. Mi raccomando, iscrivetevi. Mi raccomando! Ciao. Lo vogliono dire, Sonde? Ma perché? Tendenzialmente ci terremo soddisfatti, perché comunque abbiamo bevuto già 5 sciottini, ma c'è un piccolo problema. Loro hanno entrambi totalizzato 2 punti, quindi dobbiamo, come dicono gli anglosassoni, rompere la parità. Già. Quindi... E io parteciperò anche al prossimo video, quindi sono ancora in gioco. E quindi questo video, alieni, prove che confermano l'esistenza di alieni tra di noi, di un certo X Stories, sarà il nostro tiebreaker. Quindi, si va! L'incidente di Roswell, la piccola cittadina divenuta capitale mondiale. Star Trek era di Ferengi che erano fatto in genere Roswell. Welcome to Earth. We mean you no harm. I contadini dei Reich udirono un rumore assordante e furono accecati da un bagliore improvviso. E indagini segreti svolte da agenzie governative mondiali come CIA e FBI hanno allora catturato l'interesse dell'opinione pubblica, conquistando le pagine dei giornali, ispirando registi cinematografici. Forse la vita potrebbe esistere, ma non in forme intelligenti da lanciare segnali che potrebbero... Siete ancora in parità, siete ancora in parità! Civiltà simili a... Si va al photo finish, si va al photo finish! Tentano di scoprire i segreti. Vabbè, Eddie, mi sa che dobbiamo uno tu, uno io. Allora. In realtà... Wow. La prossima volta avete fatto... No. In realtà dovrebbe bere tutti e due lui. Why? Perché la sonda era la tua. Già. X-Files anche. Nonostante che siete in parità, comunque tu hai sonde in più. O avevi un più uno già sin dall'inizio. Esatto. La bevo io. Ma devi bere, cioè... Faccio tipo... Ed. Allora... Magari inizio un muro con l'alchimia computer grafica. Beh, sì, certo. Non so se lo... In questo punto... Certo! Puoi vedere sistemare questa con l'alchimia, vedi? Con l'alchimia è tutto simile, sì, ho capito, però con la scambio con l'alchimia devo bere sti bisci. Dai, lo scambio qui.
Con lo scambio equivalente. Con lo scambio equivalente. No, prima parte da sonda. Non mi fa male. Ah, mi ne frega, non frega niente. Anzi, non te la faccio bere. Perché la sonda anale, quindi. Ringrazio. Ma se bevo col culo, piscio con la bocca. Questo è un altro episodio di South Park. Ovviamente. Che però non era con le erano con le cose sonde. Molto bene, ragazzi, io avrei qualche appunto così velocemente. Allora, io direi di ignorare il primo video della signora Miss Dotfire. Sì, sì, sì. Io vorrei spiegare semplicemente una cosa veloce. Cioè, il nostro amico pelato, che ormai siamo affezionati a lui, il professore dell'amore Massimo. Lui ha spiegato quella cosa del foglio. Il grande Massimo. Massimo decimo meridio. Sì. Non lui. Lui ha spiegato la cosa del foglio, ma io che la so, non l'ho capita come ha spiegato lui. Perché lui diceva che se tu prendi il foglio... Era un po' confuso. E fai esattamente... No, 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 prego! Lui diceva di piegare, era piegato il suo. Lo posso spiegare io? È molto semplice. Lui ha capito. No, è molto... La teoria dello spazio ricurvo, o comunque della curvatura dello spazio-tempo, dice che se tu vuoi andare da qua a qua, da questo punto a questo punto a questo punto... Se tu fai tutta questa strada, fai una certa strada, cioè è lungo, no? Ma se tu pieghi lo spazio, così, andare da qua a qua è molto più breve la distanza. Oh. Questo, lui voleva spiegare questo. Beh, ma scoprirlo l'acqua caura. Lo so, cioè, è sempre stato così, ma anche a occhio. Lo so. Cioè, come se tu avessi l'elicotterino qua sparcheggiato per andare... Ma io ho l'elicotterino parcheggiato qua fuori. Ah, sì? Andiamo a prendere, forza, andiamo. Qua fuori. Arrivavo, Paperinic. Ora accendiamo, facciamo un giro. Abbiamo Paperinic. Quindi, il secondo appunto che volevo fare, che poi chiudo perché comunque abbiamo visto un video del c***o, è che hanno fatto uno studio che dicono che si stima nella nostra classe ci siano circa una trentina di civiltà extraterrestri. Ci potrebbero essere. C'è qualcuno che dice, supponiamo che esistono, possa essere alcune cose. Ecco perché loro non ci contattano e noi non riusciamo a contattare loro. Punto uno. Non ci capiscono. No, a parte quello, no. Ah, scusa. No, ci sono altri, diciamo, scenari più nefasti. Il primo scenario nefasto è che comunque loro si sono evoluti in un tempo antecedente al nostro e magari già si sono estinti. Potrebbe anche essere. Ok. Il secondo scenario nefasto è che magari loro stanno vivendo nello stesso, diciamo, epoca in cui viviamo noi, più o meno evoluti rispetto a noi, ma sono troppo lontani per raggiungerci. Potrebbe anche essere che se sono evoluti al nostro stesso livello, anche loro abbiano problemi nel mettersi in contatto. Oppure magari... Anche fuori dalla distanza, dico, anche se anche fossero accessibili, magari anche loro se sono al nostro stesso livello, sì. Effettivamente sarebbe una cosa tipo, noi mandiamo, loro mandano, noi lo riceviamo, loro non riceviamo perché non abbiamo... Esatto, la stessa la tecnologia giusta. No, la tecnologia non è solo giusto. Questo, potrebbe essere anche semplicemente che ancora i nostri segnali ci stanno, ancora si devono incontrare. Può essere anche, se fosse molto lontano, da magari tipo fra 20 anni, abbiamo avuto una risposta da... Ma qui si parla più di 20 anni. Vabbè, per dire, numeri random. Beh, a parte il primo video, però lo dobbiamo prendere in considerazione. No, perché era solo la descrizione di come sono fatti, cioè, sembrava siamo fatti così. Siamo fatti così. No, sono fatti così. Sono fatti così. Sono fatti così. Era bellissimo, cioè tutte le costellazioni, è bello. Ah, sembra il nostro amico fedele pelatino, che dimentico sempre il nome. Massimo qualcosa. Massimo Meridio. Massimo Ranieri. Praticamente diceva una cosa, che è bello che la velocità della luce non si può superare. Sì. Tranne se ti chiami Flash o Superman. Questa volta aveva detto già cose più sensate. No. Anche se poi lui deve sempre mischiare cose. No, ma ha detto una cosa non giusta. Vabbè, doveva mettere ogni tanto. Perché lui dice, vabbè, se noi andiamo a cercare la luce, quindi a Positore a 4 anni luce, ci impieghiamo 4 anni a raggiungerla. Aspetta, vai, la velocità della luce. In un anno percorre un anno luce. E lui ha detto che per fare 4 anni, cioè andare da un chiedo di 4 anni luce di distanza ci vorrebbero 4 anni. No! Alla velocità della luce. No! E questo è sbagliato. Perché l'equazione di Einstein, teoria e la relatività, quella generale o ristretta, non ha importanza. Perché il tempo trascorso cambia dal punto di vista. Cioè, se tu non sei sulla nave, per te passano effettivamente 4 anni, che quelli fanno da A a B. Ma se tu sei sulla nave, poiché c'è una compressione nello spazio-tempo, per te passa meno tempo.
quando io ho visto recentemente un video, scusami, è anche il motivo per cui tipo io, c'è lo stesso principio per cui gli astronauti in realtà invecchiano più lentamente quando sono tipo in missione nello spazio. Rallentano più perché dal tuo punto di vista loro, esatto, da noi, loro infatti, invecchiano alla stessa velocità. Per loro punto di vista. Per loro, però per noi che siamo nella, certo, Terra, no. Perché, esatto, perché cambia il modo in cui trascorrono i tempi in entrambi i punti di riferimento. Quando mi sono visto recentemente il video di Amedeo Balbi, lui diceva che se tu chiedessi la velocità e la luce, nonostante che la galassia di Andromeda si trova a 2 milioni di anni luce, per te che stai sulla navicella passeranno circa 27 anni per raggiungere. Però, quali sono le difficoltà? Sono fondamentalmente due. Punto uno, non siamo in grado di raggiungere la luce e la luce. Ma quelle che fanno un viaggio di andata e ritorno, però saranno passate veramente milioni di anni. Anche se dal loro punto di vista. Cioè, magari possono troveranno più una terra da cui tornare. Perché sono passate veramente milioni di anni. Però, aspetta. Troppi anni. Diciamo che il professor Massimo, mi chiamo io. Sì, sì. Raniere, professor Massimo. Ma scusami, non so, un secondo. Ma non eravamo in macchina, tu eri chiamato dottor Massimo. Ah, era dottore. Ormai sì, dottore. Che già dottore. Ha fatto la strada di carriera? In questo periodo so che ha fatto carriera, quindi il professor. Beh, da questo video. Massimo. Siamo quello che diceva era fondamentalmente giusto, nel senso. Lui non è entrato nel dettaglio, nella specifica degli anni passati sulla navicella. Lo so, però lo volevo fare io questa cosa. Pensavo questo appunto. Io sono l'avvocato del professore. No, è giusto, quello che dice è giusto. Il professore mi paga. A me mi paga la Big Pharma, ottima cosa. C'hai i soldi, cazzo. Che vuoi? Quindi ognuno. Ho detto chiamagli. Ognuno ha i propri santi in paradiso. Tu hai Soros. Tu hai Soros, io. Ma perché io pure Soros? Il professore Massimo. Ma quanto messo? Ragazzi, di altro. Beh, c'era il primo video che è stato. Secondo me il primo video, però. Togliendo lo scherzo. Cioè, parlando lo scherzo. Meno male che non c'era un coltello perché mi sei ammazzato. Parlando seriamente. Beh, che era lentissimo. Sì, era lentissimo, però era molto istruttivo. Perché se tu ora vedi un alieno. Tu lo sai riconoscere, sai che razza. Che razza. A meno che non sia un rettiliano, però dici, vabbè, sei rettiliano X, me ne vado. Però se tu vedi che è più o meno un grigio. Puoi capire quale grigio è. Se è un grigio a testa c***o che è quello arancione. Esatto, hai imparato anche tu però. Se tu vedi tipo Carlo Conti, se lui avesse un po' più la faccia è quello marrone. È quello marrone. Avesse un po' più la faccia sarebbe lui. Scusa il cicallo. A lui lanciava la faccia infatti, quindi non era vero, chiaramente. Era un... No, ma la cosa mi ha scioccato del primo video, sai cos'è? Se quelli parlavano erano scetti di quello che dicevano. Cioè, questi vengono da Bellatrix, questi scendono da. Sì, ma infatti poi bisogna anche andare a vedere se avevamo messo fonti, anche se avevo dubito quali fonti dovevo mettere noi. Quali fonti dovevo mettere, però vabbè. Cioè, questo lo sguardo a sapere. Poi mi tira troppo leva. Gli volevo dare il beneficio del dubbio, però. Vabbè, cioè, era tipo. Una signora X che parlava di cose tipo sicure. Abbiamo capito che 26 minuti di video era perché ovviamente si doveva prendere tutto il tempo. Certo, perché era una sorta di Pokédex per gli alieni. Sì, ma sembrava tipo che mi stava dando tipo la ricetta per fare anzalata. Cioè, no, per fare le scacciate. Benedetta Parodi ti intrattiene quando culo i cucini. Sì, ma sembrava che stesse dettando gli ingredienti. Allora, prendete un ingrediente, un grigio e lo mettete a 90 gradi nel forno. È per portare la musica dance. No, in che senso? E non abbiamo c'è la musica dance. La caloria, la temperatura del forno. No, era quella di X-Files prima. Poi diventa un po' più dance. Perché gli ingredienti. C'era un crescendo, no? Perché lei dava gli ingredienti tipo grigio arancione. Mettetelo nel forno. Il nostro maestro e signore Massimo. Il tuo? Nostro. Tuo. Invece ha detto cose più o meno normali. Il secondo video invece è... Il secondo video è sempre quello di Massimo Ranieri? No, scusami, il secondo video, cioè il terzo, quello finale. Di cosa parlava quello finale? Quello finale era... Cacca che mi sono bevuto 6 shottini, quindi aiuto. Allora, quello finale era quello che racchiudeva tutti i video che abbiamo visto, quello che racchiudeva le più parole in assoluto, no, ma... era proprio... Sai qual è la cosa? Di Roosevelt! Sai qual è la cosa? 7 minuti! Di questi 3 video che abbiamo visto, io ho capito una cosa. Tralasciando il primo che dava le spiegazioni fisiche, poi dicevano tutte le stesse cose.
Sì, però il settimo era... No, ma era proprio identico, cioè... Ma cosa vuoi che ti dicano? C'è stato Roosevelt, c'è stato la CIA, c'è stato questo, c'è stato... Sempre le stesse cose. Ma cosa vuoi che ti dicano? Ci sono i rapimenti, ci sono gli avvistamenti, però non hanno parlato di sondi anali. No, però... Non c***o sono le sondi anali! Parlavano di altri cose. Dei c***o delle persone! Quelli sa che rimangono nei c***o. Allora, io vorrei fare un appello. A chi è stato rapito dagli alieni e da una sonda super il c***o? Mi accontento una sonda ovunque, dai, non siamo specifici nelle cose. Chiunque abbia una sonda messa dagli alieni, la prego di contattarci. Voglio fare un'intervista seria. No, di contattarci no. Vi prego di contattarlo. Di contattare tramite questo canale YouTube. Lui. Poi io mi metterò in contatto con loro e faremo un'intervista perché io credo che loro abbiano una sonda nel c***o. E voglio Ma tu hai detto sonda da qualunque parte. Scusi, ma tu ti rendi conto? Giusto, chiaro. Che fondamentalmente la persona che ti potrebbe contattare ha lo stesso quoziente intellettivo di quella intervistata in Ghostbusters 2 all'inizio del film. But I think my other guest may disagree with you. Elaine, now you had another date in mind. According to my source, the end of the world will be on February 14th in the year 2016. Sì, cioè tu sei conscio di ciò. Però una bella intervista. Una bellissima intervista. Altro da dichiarare? Ah, posso fare una piccola parentesi veloce sugli complottisti a proposito? Una piccola parentesi veloce. Alcuni complottisti dicono di divulgare il verbo senza guadagnarci. In che senso? Senza mettere i video con monetizzazione. Esatto, però gli stessi video poi hanno tipo 50-60 stacchi pubblicitari. Come funziona la pubblicità su YouTube? Non lo so, poi quando lo monetizziamo lo vedremo. Dovrebbe funzionare che tu pagando, cioè che richiedendo la sponsorizzazione, loro ti inseriscono delle pubblicità in modo che tu, quando parte la pubblicità, vabbè, avrai poi. Dai, ma cosa ti aspetti? Molti... È il classico esempio, cioè prendo il razzo. Che c'entra? Ci sono quelli che dicono che le pubblicità le mette YouTube apposta. Per interrompere la visualizzazione del loro video. Ah, beh, questo perché è un complotto nei video. Non è così. Se loro hanno la pubblicità, vuol dire che stanno prendendo soldi. Non c'è nulla di male. Ah, voglio, lo vorremmo fare noi. Evitiamo di fare post in cui dicono: ah, lo Stato mi sta mettendo le pubblicità, mi vuole abbattere. No. Certo, per abbattermi. No. Lo posso fare un appunto anche sui complottari? Scusami, ma no, hai ragione. L'avevo qua. No, mi hai fatto pensare a una cosa che devo dire pure io. Prego. È momento di sfondo. C'è un complottaro che quando esce puntualmente un video di complotti, perché noi li mettiamo e scheduliamo con YouTube esattamente quando io non sbaglio, perché ho intanto sbagliato, alle 3 del pomeriggio. Alle 3 e 5 minuti. No, con le 2 e mezza alla versione estesa, 3... Short. Per essere più esatto. Tranne per il caso dell'11 settembre che è fatto al contrario, perché quello era un video che secondo me è venuto male. Esatto. Giusto, mettiamo alle 2:30 quello esteso e alle 3 la short version. Alle 2 e 32 minuti con 0 visualizzazioni, 0, 0, 0. Come è accaduto, diciamo, per l'episodio 5, perché ci sono... Proprio ero davanti al computer per vedere cosa accadeva. C'è un tizio che mette un dislike. Ora io, a me non importa se tu metti il dislike, ma porca c***a, guardi il video. Esatto, no, c'è la cieca. No, più che altro vuole dire un'altra cosa. Metti dislike vuol dire che ti abbiamo suscitato una reazione, come si dice per la musica, che sia positivo o negativo il commento. No, d'accordo. Se c'è vuol dire che ti ho trasmesso qualcosa. Ma commentaci, vieni in contatto con noi. Ma quantomeno guardi il video. Questo volevo dire. Almeno commenti e dici, no, sai, scusa. Sono così, non la penso. Hai ragione. Però se tu mi metti un dislike senza visualizzazione dopo 5 minuti in un video di 30 minuti, vuol dire che non l'hai guardato. Non l'hai visto. No, ma se hai critiche, siamo... Cioè, ben accettiamo qualunque cosa, anzi per migliorarci. Infatti è il motivo per cui lo sto mettendo qua alla fine di questo video, per vedere se lui arriverà alla fine di questo video quando noi lo pubblicheremo. Anzi, non se tu arriverà alla fine di questo video, ti propongo, visto che sicuramente sarai contrario a quello che diciamo noi, penso, ad fare una live su YouTube e parlare delle tue
diciamo, convinzioni verso le nostre convinzioni. Discussione tranquilla, senza agitazione. No, esatto. Deve essere costruttive. Tranquillamente. Si dice il loro punto, si escono, perché è una cosa che noi volevamo fare già a prescindere. Sì. Abbiamo l'opportunità, magari è una che veramente crede a determinate cose, sono pronta ad ascoltarlo. Esatto. Cioè, è pronta ad ascoltarlo. Accettiamo un confronto. Cioè... Come per seguire quello che lui ha detto, io ripropongo in descrizione in questo video il nostro indirizzo email. Magari scopriranno. In ogni caso, ti vogliamo salutare. Perché comunque, almeno dopo due minuti, almeno sei il primo che reagisce ai nostri video. Qualunque sia la nostra reazione, buono, come dicevo lui, buono o brutta, l'importante è che ci sia un qualcosa. L'importante è che susciti qualcosa. Visto che non c'è dell'altro, noi ci aggiorniamo. E io vi giuro che non vomiterò. No, vabbè, dai. Questo lo saprete con un eventuale approfondimento. Ne ha bevuti molto di più in altri episodi. Ci siamo, ragazzi? Ah, dai, sì. Una buona serata, ciao!